C'era tutta la città vecchia medievale, città abitata dal popolo. Poi Mussolini con le vie dei fori imperiali. Esattamente. Abitata dal popolo e che poi che faceva le barricate per evitare le barricate, fecero proprio queste grandi immensi tagli, sventramenti dei quartieri popolari per creare queste grandi arterie che erano indifendibili senza i cannoni. Ecco. Parigi però, affamata, decimata dalle malattie ma galvanizzata dal nuovo regime popolare, non si arrese, resistette dal 19 settembre, attenzione, 19 settembre, Cos'è successo in Italia il 20 settembre? È tutto lì, ragazzi. Non a caso gli amici del GOI hanno fatto due manifestazioni contigue il 19 e il 20. Esattamente. Non casualmente, perché quelli non fanno mai niente esattamente, casualmente. Esattamente. Ma galvanizzato dal nuovo regime popolare non si resistette dal 19 settembre al 27 gennaio dell'anno successivo e giunse all'armistizio. Fuori un imperatore, Napoleone III, andava al macero e un altro ne arrivava. Deutsche Kaiser, il 18 gennaio 1871, mentre ancora Parigi era sotto assedio, e lo è stato anche per tutto il periodo dell'occupazione, della difesa da parte del popolo che era insorto, è incoronato a sommo schiaffo nel palazzo di Versailles, l'avevamo già detto prima, ecco perché poi i francesi hanno voluto trattare la resa dei tedeschi a Versailles. Era simbolica, esatto. Era nato il Kaiserreich, era nata la Grosse Deutschland, la Germania che per oltre 40 anni avrebbe fatto il bello e il cattivo tempo in Europa. La guerra dei 200 giorni era costata nell'insieme quasi 200.000 vite europee, tra civili e militari. Meditate, gente, meditate, 200.000 vite tra civili e militari, perché a un certo punto furono coinvolte moltissime piccole cittadine dove ovviamente si è combattuto casa dopo casa. E le truppe del re di Baviera non scherzavano da questo punto, non hanno mai scherzato, immagini. Adesso voglio far vedere altre due cosette, poi la chiudiamo, però è interessante. Dicevo che all'epoca... Beh, abbiamo fatto un putpurri di una marea di cose. All'epoca il... c'era a Parigi c'era il rifiorire della grande arte, la grande arte parigina 1870-1890, i più grandi e anche i grandi poeti. Uno di questi è stato Rimbaud, il quale scrisse delle poesie eccezionali e una bellissima, che era veramente, era giovanissimo ma era un grandissimo poeta, indubbiamente grandissimo, riconosciuto come tale, e il quale scrisse una bellissima poesia dedicata a un soldato morto che aveva visto in un campo. Io faccio vedere qui un libro, ecco qui, Viva la Comune, qui ci sono tutti i dati relativi alla Comune e è un libretto che costa pure poco, è facile vederlo, la Comune, vedi, gli ultimi punti. Ricordatevi che la Comune non è stata contro i tedeschi si sono fermati e non hanno fatto niente. Era contro l'establishment, contro la restaurazione. Esattamente. Leggiamo le ultime pagine. 27 aprile, in vista delle imminenti elezioni municipali del 30 aprile, Thiers mette in scena una delle sue migliori pièce. Così esclama dalla tribuna dell'Assemblea: non c'è cospirazione contro la Repubblica, se non quella di Parigi che ci obbliga a versare sangue francese. Lo ripeto ancora una volta, su 700.000 consiglieri municipali, i legittimisti uniti, gli orleanisti e i bonapartisti, partito dell'ordine, non arrivavano a 8.000 eletti e gli altri erano tutti contro. Tutti assieme, legittimisti, cioè che erano per il governo legittimo del re, orleanisti, che erano per la famiglia degli Orléans, certo, che poi gli Orléans avevano dato anche un rivoluzionario, perché era... e che gli hanno tagliato la testa. Filippo. Esattamente. Filippo, che si era chiamato Egalité. Sì, sì. E i bonapartisti, che erano il partito dell'ordine, erano 8.000. Era un personaggio di rilievo, Filippo Egalité. Infatti l'hanno fatto fuori perché rompeva veramente i coglioni. Ma era veramente, esautorava tutto il sistema, esatto, da cui lui proveniva. Esattamente. Quindi la nobiltà si vedeva
compromessa dall'azione di allora, Filippo. Leggiamoci Galilei. Delle cose molto utili. Lo chiamavano Galilei perché prendeva le posizioni. No, lui si è fatto sì. soprannominare, certo. invece di essere principe ufficiale della Casa Reale, certo, ovviamente, certo. Ramo Orléans. Certo. Oh, 30 aprile, la Comune ordina la chiusura dei Monti dei Pegni, sulla base del fatto che costituivano uno sfruttamento privato del lavoro ed entravano in contraddizione con il diritto dei lavoratori al possesso dei propri strumenti di lavoro e del credito. Assolutamente, guarda, rivoluzionario e anticipatore di tutto. La stessa della Costituzione, della Repubblica di Salò. Esattamente, la stessa cosa che ha fatto Garibaldi quando è entrato a Napoli. Ha rimesso tutti i debiti. Beh, erano debiti di poco rilievo. Ciascuno, erano debiti di poco rilievo, ciascuno, ma erano debiti. Una grossa cifra comunque. Tutti assieme. E all'epoca un poveraccio che andava al Monte dei Pegni a portare le mutande, sporche di merda. Era vitale. Vitale. 5 maggio viene ordinata la demolizione della Cappella dell'Espiazione, costruita in penitenza per l'esecuzione di Luigi XVI. Anche questo è una buona operazione, certo. Una volta tanto. Certo. 9 maggio. Fort Issy, ridotto a un cumulo di macerie a causa dei costanti bombardamenti dell'esercito francese, viene espugnato. E siamo al 9 maggio. 10 maggio viene firmato il trattato di pace concluso a febbraio, noto come trattato di Francoforte, adottato dall'Assemblea Nazionale di Santo Marco. Beh, la Francia ha sempre avuto il... No, questo è il trattato di pace il tedesco. Ugonotto... sì, ma comunque questo è il trattato di pace con i tedeschi, sì, a cui si ribellava... Però voglio dire... In Francia sono sempre coesistite due anime, restauratrice e molto forte tra l'altro, come l'Italia tra l'altro, certo. Molto meno in Inghilterra perché questi retaggi sono sentiti di meno. 21-28 maggio, il 21 maggio le truppe di Versailles entrano a Parigi. Ah no, 16 maggio viene abbattuta la colonna di Vendôme eretta tra il 1806 e il 1810 in onore delle vittorie della Francia napoleonica. Era fatta di bronzo fuso dai cannoni presi al nemico ed era sormontata da una statua di Napoleone. 21-28 maggio. Ma adesso la colonna c'è ancora, Place Vendôme. Può darsi che l'hanno rimessa. L'hanno rimessa, sì. Qualche darsi. Dipende da chi non so, la statua di Napoleone non credo che ci sia più. Non te lo so dire. Però mi sembra che c'è. È equivalente della colonna che sta a Piazza Trafalgar, la stessa cosa. Certo. 21-28 maggio le truppe di Versailles entrano a Parigi. I prussiani, padroni dei fortini a nord e a est della città, consentono alle truppe versigliesi di avanzare attraverso l'area a nord di Parigi, che sulla carta sarebbe loro preclusa, in base ai termini dell'armistizio. I lavoratori parigini tengono le posizioni con forze molto scarse. Di conseguenza la resistenza è molto debole nella parte occidentale della città, nei quartieri borghesi, mentre si fa più forte e tenace all'avanzare delle truppe di Versailles verso la parte orientale, sito dei quartieri della classe operaria. L'esercito francese impiega 8 giorni a massacrare i lavoratori sparando a vista sui civili. L'operazione a mitraglia alzo zero. L'operazione è condotta dal maresciallo MacMahon. Allora lo ricordavo bene, sì, vedi? Ti ricordavi bene, io pensavo che fosse stato trattenuto. No, era lui, prigioniero. Era lui. E sparava mitraglia sulla futuro presidente francese. Sì, me lo ricordavo bene. Come ovviamente è normale, fanno come Eisenhower. Come anche quel figlio di puttana di che è scappato lì assieme ai re. Come cavolo si chiama? Badoglio, capo di colonnello, l'aveva fatto capo per completamente cretino, cioè cretino perché era ricoglionito, non perché con la vecchiaia si era ricoglionito. L'operazione è condotta dal maresciallo MacMahon, futuro presidente francese. Decine di migliaia di comunardi e operai vengono giustiziati sommariamente, circa 30.000 giustiziati sommariamente, 38.000 imprigionati e 7.000 deportati. E questo alla Cayenne. Allora resta un'altra cosa e poi dopo il resto, ecco, ce l'ho qui. Vi ricordate che prima avevamo parlato delle persone che sono state ghigliottinate dal buon Papa, e qui c'è la memoria degli ultimi due che sono Mastrodita? No, perché questi sono stati
questo è annotazione di Mastro Titta, ah, ecco, carnefice sì, romano. Sì, sì, sì. Era di qua, era di Campagnano, lo sai? Campagnano romano sì. Era Mastro Titta. Le annotazioni sono di Mastro Titta fino a quando è andato in pensione. Un'onorevole pensione. È durato 64 anni, se mi ricordo infatti. Bene. E il suo sostituto si chiamava Vincenzo Balducci. Allora, le decapitazioni eseguite da Vincenzo Balducci incominciano in Viterbo, no, incominciano alla Darsena di Civitavecchia il 20 maggio 1865. Saturnino Pescitelli, in Viterbo al 7 febbraio 1866, Sant'Asè Salvatore Silvestri, in Bracciano al 23 maggio 1866 doveva eseguirsi la sentenza contro Antonio di Giuseppe o Ventura, ma non fu eseguita. Ecco la spiegazione del fatto, vabbè. Condannato salì al patibolo recitando preghiera alla Madonna. La mannaia non discese perché si erano spostati i travi. Miracolo, miracolo! Il travi del palco, il peso delle persone salite sul palco. E per essere il terreno molle per la pioggia caduta nel giorno precedente. Quando la mannaia si arrestò nel discendere, il popolo cominciò a gridare «Grazie, grazie!» Si era rivolta la Madonna. Il carnefice avrebbe voluto ripetere l'esecuzione, erano esecutori di ordini, diciamo. Io ho avuto l'ordine di ripetere l'esecuzione, ma nell'indecisione dell'autorità locale si oppose recisamente il confortatore Monsignor Pelami. Non essendo il telegrafo a Bracciano, si fece immediatamente rapporto al Ministero dell'Interno e di Pelami, che vive tuttora, ma ridotto di mente e di corpo, volle recarsi in persona dal ministro e perorare la causa del condannato. Questi fu ricondotto a Roma e detenuto in carcere e dopo il cambiamento di governo fu rimesso in libertà. Nel 70. Allora, non le diciamo tutte, ma diciamo appunto quello che volevo dire, gli ultimi due giustiziati. Mastro Titta da Battista, giusto? Certo, certo. Allora, gli ultimi... Battista? Dunque... Cencioni, una cosa del genere, pare. Giovan Battista Bugatti, Bugatti, ma anche fosse l'inventore dell'automobile. Allora, il bel regalo che appunto Pio IX ha fatto al governo italiano, che già aveva eliminato in parte la pena di morte, acquisendola dal Granducato di Toscana, fu appunto quello di ghigliottinare questi due personaggi esattamente il 24 novembre 1868. Monti Giuseppe e Tognetti Gaetano, questi due avevano messo una bomba nella caserma degli Zuavi sì. E ne avevano fatti fuori parecchi. No, una ventina, sì. 23 mi pare. Poi in Rocca di Papa di 14 luglio 1869 Francesco Martini, in Palestrina AD 9 luglio 1870 Agapito Bellomo. Abbiamo detto anche queste cose perché dovevamo dire... Ti ha detto quindi, male a Bellomo. A Bellomo proprio. Poteva darsi la macchina per tre mesi e aveva risolto il problema. Esattamente, è peso per lui. Dobbiamo concludere perché molti si sono scagliati contro il decesso. E allora, decesso. Il decesso. E dobbiamo dire decesso. Chi era il decesso. E qui noi siamo forti di questo libro fondamentale di cui consigliamo la lettura. Ardentemente la lettura. Ecco. Marco Dolcetta, politica occulta, logge, lobbies, sette e politiche trasversali. Questo signore era partecipe a tutte queste operazioni, tutte. Sì, sì. Allora, andiamo a cercare. Allora, adesso non mi ricordo più chi era che l'ha detto. Che diceva che il signor De Cuius, non De Cuius, decesso, era anche molto poco preparato sui cambi internazionali. Molto, ma lui non era a proposito della lira. Lui era laureato in lettere. Appunto, a proposito della difesa della lira, no? Appunto. Che ci ha rubato 70, 80, 90 mila miliardi di lire in due notti, grazie al signor Soros. Esattamente. Allora, oltre a ciò, leggiamo un piccolo pezzetto che invece è veramente importante perché ci spiega anche una certa situazione di una certa massoneria. Allora,
siamo? Vai, vai. Prosegue? Sì, sì. Allora, pagina 44. Oltre a ciò, allora, questa è un'opera che è stata scritta e stampata nel 1999. Oltre a ciò, lo scisma prodottosi all'inizio di questo secolo fra massoneria giustinianea e massoneria di Piazza del Gesù non fu mai sanato, ma anzi diede vita a numerosi altri scismi con la costituzione di obbedienze dai nomi altisonanti, ma dalla scarsissima consistenza e con potere di influenza sulla vita pubblica ed economica praticamente nullo. Allora, ricordiamoci bene che a tutti questi nostri amici che senza conoscere le cose non capiscono un cazzo e parlano a vanvera di massoneria, non sanno come stanno le cose, va bene? Ecco, allora, attenzione, perché qui c'è scritto un'informazione importantissima. Al presente, 1999, nessuno lo può negare, la maggiore delle organizzazioni massoniche italiane è pur sempre il Grande Oriente d'Italia, ma mai esso ha avuto un ruolo così marginale nella vita pubblica italiana. E questo ci spiega tante cose, e ci spiega anche perché l'attuale Gran Maestro, ogni volta che prende la parola, e noi ogni tanto andiamo a sentire, si lamenta che gli fanno i maltrattamenti, li trattano male, i poveri massoni, vengono trattati male, li mettono in angolino, gli hanno sequestrato la roba e non gliela ridanno. Mi piacerebbe sapere chi gli fa questi scherzi, se è il papato, se è l'altra massoneria, se sono altre massonerie, se è il potere mafioso, mafioso sicuro che controlla alla grande lo strapotere alla presidenza della Repubblica o ai ministeri, non lo sappiamo. L'organizzazione che fu di Adriano Lemmi, Ernesto Nathan, Giosuè Carducci e Giuseppe Garibaldi è guidata, all'epoca era guidata dall'avvocato Gaito, è priva di riconoscimenti internazionali e costretta al baccamenarsi per sopravvivere. Il suo uomo forte, Carlo Azeglio Ciampi, è ormai passato al completo servizio della Trilaterale, grazie all'interessamento di Lamberto Dini e Signora. Io con questo voglio concludere, perché a questo punto si spiega esattamente. Ma signora, ricordiamoci che lui ha sposato nella sua seconda nozze. Sì, la signora Dini sì. Ha sposato la signora in seconda nozze della signora, soprannominata, che era vedova sì. di quell'importantissimo industriale. Magazzini allo statuto. Lamberto Dini, detto il rospo, e con questa definizione, che direi la più azzeccata. Perché parliamo pure usurifillo? Sì. Il signor Amato, il sottile, sì, il sottilissimo, detto il sorcio, detto anche il sorcillo. Allora, il cazzo ha fatto spillo. Volevo approfittare per ricordare a tutti che ho messo a disponibile su Amazon il mio secondo libro sulla cambiale sociale, che è il libretto di istruzioni di come utilizzare, emettere e quant'altro, distribuire, eccetera, eccetera, la cambiale sociale e tutto quello che è correlativo a questo, questo principio essenziale. Allora, visto che tu hai citato Amazon, voglio anche dire quest'altra chicca relativa a questo grande... Nei prossimi giorni metterò sempre su Amazon a disposizione anche gli altri miei libri. Bravo. Voglio dire che proprio di recente la grande trovata del grande statista Matteo Renzi, che a fronte... Passerà la storia. Sì. No, ma ci puoi scommettere. Sì. A fronte come Caligola, fatto... uguale. Sì, sì, uguale. No, Caligola c'aveva il cognome, te vedo che l'hanno passato. Sì, Caligola. Con la nomea di Caligola, con la nomea, perché uno che si era messo Nerone era un super imperatore, ma è passato la storia. A Caligola gli hanno ammazzato pure la figlia sbattendola contro il muro. Allora, questo grandissimo statista, che cosa ha fatto? A fronte di una esigenza fondamentale che è stata espressa, una delle tante, ma questa almeno in maniera decente, dall'attuale governo dell'Unione Europea, che era quella di invitare le grandi multinazionali a pagare un po' di più di quello che pagavano e quindi a nominare questa disposizione del governo attuale, del Consiglio d'Europa, a
a nominare un consulente per ogni paese che è interessato per poter fare una legislazione adatta per far pagare di più a queste grandi multinazionali, tra le quali Amazon, cosa ha fatto Renzi? Renzi c'è hanno... tutta la storia di Apple negli ultimi mesi, per esempio, no? Sì. Allora, che cosa ha fatto Renzi? Renzi ha nominato come rappresentante italiano al governo europeo il vicepresidente di Amazon. Sempre giusto? Sì, che ha un cognome italiano, si chiama Piacentini, mi pare un nome così, il vicepresidente e comproprietario di Amazon. Queste sono le belle operazioni. Le chicche, però. Attenzione, diciamo le cose. Sicuramente lui è più esperto di qualsiasi altro che Renzi avrebbe potuto nominare, però queste sono cose che non si fanno, cari amici. È così, noi ci teniamo quello che ci viene dato dal buon padre eterno, per inteso. Dopodiché vi abbiamo trattenuti per un paio d'ore, per quanto? Beh, parecchio, non lo so. Va bene. Lunga la strada. Stretta la via. Voi dite la vostra, che noi abbiamo detto la mia. Sempre so long.